essere tutto a posto. Molti nostri ascoltatori ormai ci aspettano fuori al freddo e al gelo. Al freddo e al gelo, invece oggi siamo al caldo e alla luce. Buongiorno a tutti, cari amici di Como. Iniziamo oggi il nostro appuntamento della giornata così, con il super verba della. Buongiorno Ornella, intanto, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giuliano, tanta gente su scrive. Oggi ci aspettavano in un altro modo, forse, e allora invece sei super verba. Cara Shura, buongiorno. Come buongiorno, va? Stai già parlando troppo per me. Al mattino, no, nel senso, quando bisognerebbe fare un sondaggio. Quando uno si alza, cioè non ha bisogno di tutto, calma, tutto questo serena. Sondaggio, vi piace fare colazione e alzarvi nel silenzio oppure essere disturbati dalle persone che vi fanno 90.000 domande? No, tipo no, mio normale, normale. Allora, oggi mi è dica, Santa Laura. Dimmi. Cos'è il oggi, scusa? Il 19 di ottobre, sì? Santa Laura. Santa auguri Laura. Auguri allora alle signore che si chiamano Laura, giustamente. Laura, esatto. Perfetto, molto bene. Allora, partiamo già con il cruciverba perché non abbiamo tanto tempo, giusto? No, assolutamente non abbiamo tanto tempo, quindi allora dobbiamo procedere subito, velocissimamente, cara Shura. Lo vedi? Sì, lo vediamo, eccolo qua, perfetto. Buongiorno a tutti, Katia, Antonia, Laura, Tiziano, tanti amici sono collegati con noi, c'è anche Orazio, c'è Katia, c'è Antonia, Isa, buongiorno, Clara. Giuliano buongiorno. È stato il primo? Giuliano è stato sempre il primo, sai che ci ha scritto. Ma grande, Giuliano, sei un grande. Io mi sveglio con la musica, Antonia, da Erba ci scrive Giorgio, buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno, Gian, anche. Oggi è un saluto particolarissimo, quindi Cinzia, anche a te buongiorno, e adesso andiamo via con il super cruciverba della Shura Ornella. Io non parlo partiamo più. Già con questa qua bella lunga. Loretta okay. Dice che è pronta. Loretta è pronta. Buongiorno. Buongiorno allora, Samantha, anche te. Buongiorno orizzontale. Luigi. Dimmi, allora, vai. Questa qua sono 9 lettere. Ok. Bell'imbusto. Bell'imbusto? Sì. Allora. È un termine che si usa anche in milanese, questo. Uh-huh. Magari bell'imbusto uno non gli viene in mente che cosa dire. Vediamo un po', bell'imbusto, magari diamo anche un aiutino. Buondì Gabriele, dai, dagli un aiutino, dai, vediamo chi risponde per primo, bell'imbusto, vediamo un po', se si sente. Guarda, è un aiutone, allora, inizia con la G sì? E finisce in Ari. G, Ari, vediamo un po', Silvia, gingivari. Esatto. Loretta ha scritto gingivari, dalla Corsica invece Silvia, Dolores, bell'imbusto scrive Dolores, gingivari invece, buongiorno gingivari, esatto. Ecco questo è il termine giusto, gingivari, bell'imbusto, ecco, ho voluto aiutare perché era un po' lunga, brava. Però adesso sono tutte facili, buongiorno, allora, il tuo è verticale, sì? Che sono 6 lettere, ok, è un, allora, cimice. Cimice, allora cimice. E qui siamo. Cimice. Visto che adesso siamo in base dalle cimici. Esatto, è vero, cimice è vero. Il senso di insetto. Ma mentre mente attiva subito al mattino, bisogna essere attivi, esattamente. Oggi bisogna essere pronti e svegli, reattivi al mattino. Bell'imbusto come Marco. Sì, allora cimas. Come è scritto, giusto? Cimas. Bravissima Loretta, scatenata veramente, Cimas lo scrive anche Sandra, ma anche Luisa scrivono Cimis, domani Rebus, Cimas scrive Rosella, no, è Cimas, esatto, come ha scritto anche dopo Clara, Cimas, esattamente, proprio così, il termine giusto è questo, quindi Loretta è già in vantaggio, per Bacco, 2-0, incredibile, davvero è partita fortissimo, va bene? Sì ragazzi, però va che non si vince niente, esattamente. Io vi ringrazio, ci piace fare questo gioco, ma portate pazienza che non si vince niente, uh-huh. Vedremo, allora, aspetta. Andiamo, senti che bella voce da una che si è appena alzata, allora, però è bello fare il buongiorno così non mi devo, poi dopo muovermi e alzarmi alle 5, fare un casino, vabbè, allora, questa qua, che è la 3 orizzontale, ok? La okay. Seconda lettera è una A. Ok. Lampone.
Lampone, allora vediamo un Sono po'. sette lettere. Lampone, vediamo un po', ci si diverte, certo ci divertiamo, ma non vinciamo niente, ma è un nigutin d'oro, come dice, ecco esatto, esattamente. Quindi ciao Robby, buongiorno anche al nostro focacciaro che ci scrive, buongiorno anche a te. Allora oggi risveglio così, il buongiorno viene un po' simpatico e con la nostra sciurornella. Robby, puoi anche rispondere anche tu, Allora, eh. Fambrus. Esatto, Allora, non sia dimenticarlo. Laura che Loretta lo hanno scritto praticamente assieme, poi anche Mauro, Luisella, buongiorno, quindi Fambros, anche Roberta. Qual è la vocale finale? Us, Perfetto. Fambrus, sia Laura che Loretta, mentre anche Mauro ha scritto così, Fambros invece scrive Roberta, no, è Fambrus, quindi Lampun no, è Fambrus, esattamente, proprio così, il termine giusto. Le ho fatte facili, Oggi quindi sì, buongiorno anche ad Anna, sei buongiorno, contento? sono molto contento, ma i nostri Tu le ascoltatori, sai tutte, vero? assolutamente, buongiorno Giancarlo anche a te e Pia. Oggi il risveglio è così, signori, va con il super cruciverba Fambrus Allora, il Orazio. problema è che mi aveva detto di fare il risveglio muscolare, lasciamo E il perdere. risveglio È meglio muscolare. fare il È cruciverba meglio per fare il me. cruciverba, taghi resun, taghi in proprio resun. Sono Magari tanti. domani puoi fare un risveglio muscolare. Eh sì, Allora. domani facciamo il risveglio muscolare, oggi invece facciamo il super cruciverba, domani c'è il risveglio muscolare, vediamo come ci svegliamo. Allora, prego. Allora, adesso facciamo questa che è la 4 orizzontale, sono 6 lettere. Sei lettere, troppo difficile. Gioielliere. Allora, gioielliere, ragazzi, dai, vediamo chi risponde esatto. Gioielliere, sì, meglio il cruciverba, ok, va bene. Allora, il cruciverba è approvato e garantito. Ciao Oliver, buongiorno anche a te, cari amici, buongiorno a tutti. Oggi il risveglio è così, è un risveglio speciale con il super cruciverba della Sciura Ornella. Allora, gioielliere, Urevas, Giusto, Urevas. giusto. L'hanno scritto Luisa. Orazio e Tiziano, Urevas, esattamente. Esatto. Sai E che cosa poi si potrebbe fare la Urevas, prossima volta? Metto un cartellone qua dietro di Como. poi lo scrivono anche Dolores, Loretta, aspetta, non lo so, aspetta, Sergio, Urevas, Luisa l'ha scritto anche lei, e Tiziano e Orazio, però c'è anche Luisa che mi è arrivata per prima, forse, adesso, sì, forse Luisa mi è arrivata per prima, poi Orazio e Tiziano, Samantha non l'ha scritto, Sergio, Loretta, sì, Dolores, con due S, Isa, No, Cecilia, una S sola. allora È Urevas anche per Cecilia, che ci ha scritto dalla Svizzera, buongiorno, perfetto. Allora, vero? È vero? No, potrei mettere qua dietro un manifesto di Como, così sembra che siamo fuori. Hai ragione, taghi resun. Questo non ci avevo pensato. Facciamo un chroma key di Como. Adesso dice, cos'è che è lei il chroma key? No, Ecco. guarda che. Oh, ma io No, no, sono lo so. un'artista, io sono un'attrice, lo so che cos'è il Lo chroma key, eh. so, lo so, lo so, lo so. Anche quando vai in È dissolvenza. in dissolvenza, esatto. E quanta gente che ti scrive ancora gli auguri, saluti per tuo figlio, Marcello, Ah, buongiorno. grazie. Eleonora, buongiorno. Buongiorno a Per tutti. entrambi, perché sennò quello che compie gli anni si Esatto, si sente offende. Ieri mi ha offeso. scritto, mio figlio mi ha scritto e mi fa: confermo il commento che io sono Che sono arrabbiatissimo arrabbiatissimo perché al mio perché. compleanno è anche l'onomastico di mio fratello. Esattamente. Questa veramente è una combinazione speciale, l'hai indovinata proprio veramente Sì, ma è incredibile. stato un caso. Cruciverba di mattina non vale, dice Leonora. Perché non vale, Leonora? Invece, dai, è un bel inizio. Allora, siamo quasi alla fine, Ornella, dobbiamo Allora, sì, dobbiamo accelerare. Vai, andare, vai, vai, forza, forza. veloce Questa per gli ultimi è due simpatica, eh? appuntamenti con il cruciverba della nostra sciura Ornella. Vai, Ornella. Allora, questa che è la 5 verticale è simpatica, eh? Sono 7 lettere. Il verbo abitare, Abitare, sì. come lo diciamo? Sono praticamente tre parole, eh? Sono tre parole, perché non esiste abitare, abità. Sì, si dice anche abità, ma c'è un modo di dire particolare che è qua, inizia con la S. Con la S. Allora, vediamo. Quando tu gli dici, ma dov'è che t'ha ste? Allora, dov'è che t'astette? Abitare. No, Sì, dov'è che? allora, stade ca, Esatto. dormum. No, stade ca, ok, stade ca è giusto, giusto? È Stade ca, giusto. anche allora, Loretta e Simonetta,
ma anche Luigi, Corrado, Sun Chi De Ca no, Sta De Ca sì, invece, anche Corrado, anche Alessandra, brava anche lei, e poi Tiziano, e poi Roberta, e poi Alessandra appunto, ecco, Sta De Ca, ecco, tutto è bello, perché impariamo anche dei modi di dire, perché brava. È vero, noi diciamo mi stu de ca la, esatto, finché la esatto. Calà. Sei di una simpatia unica, dice Dolores, che saluto, salutiamo anche Stefano ha indovinato, Sta De Ca. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno anche a Cecilia, Sta De Ca anche lei. Insomma, tanti che l'hanno indovinato questo termine, il penultimo del Super Cruciverba di quest'oggi, che credo sia piaciuto alle 7:20 del mattino e io potrei anche riproporlo, perché no? Ah, per me va bene, così no, non mi devo alzare alle 5 ogni volta. Esatto, vai, allora, Katia, allora, buongiorno. L'ultima è facilissima. L'ultimo, dai, attenzione, sono, poi ci salutiamo così. Sono 4 lettere, mozzicone di sigaretta. Oh. Allora, no, è che stavo preparando una cosa qua sul computer, e scusami. Stavi facendo un cromachì. Cica, scrive giusto. Loretta. E Loretta oggi è veramente scatenatissima, ha indovinato al volo, è incredibile. Loretta, brava, complimenti. Cica arriva anche da Isa. Mauro dice Much, Clara Cica, Roberta no. Mock, Cica, no. Cinzia, Laura, Ines, Cica con una sola C, giusto? Una sola C. Giusto, okay. Giusto. Ha scritto doppia Laura, ciao Tiziano, buongiorno. Buongiorno Ines, va bene, quindi un... Ah, buongiorno, si è alzato anche mio marito, buongiorno. Buongiorno anche al signor Gianni, Loretta davvero complimenti perché è stata pazzesca, anche poi allora Adele, Romeo, Coca, no ma sarà Cica, e Cecilia Cica, anche lei, Cica. Perché allora, è anche al much de sigaretta, però la Cica è proprio quello che tu lasci. Perché qualcuno ha scritto much, much, sì esatto. Much, esatto. Un much de esatto. Sigaretta, perfetto. Però in realtà la Cica è proprio quello che rimane, quindi nel... il termine giusto è proprio cica, ok, cica, perfetto, esatto. Volevo rispondere, visto che c'è la nostra amica Clara che scrive almeno la metà dei commenti sul che appaiono in diretta, ormai sono suoi, che mi vuole sempre mettere un po' cioè vuole che io gli dica quali sono i termini, a parte che io non riesco a vedere quando scrive, perché se sono in diretta io non li vedo i termini che lei vuole sapere, ma secondo me lo fa per vedere se io li so, e io non li so perché devo andare a cercare, adesso, esatto. Siamo onesti, io non sono una tuttologa del dialetto, e aveva chiesto come si diceva coccinella. Io naturalmente sono andata a vedere sul vocabolario, perché io non so, non avevo idea di come si diceva coccinella, e si dice galinella della Madonna. Galinella della Madonna, ecco, finché c'è Loretta non gioco più, c'è gente ritardo, che vuole escludere Loretta per troppa bravura e troppa assunta, buongiorno, no scherzano ovviamente, e un saluto anche a Loretta che è stata veramente brava, complimenti da parte di un po' tutti, e fuori concorso dice Tiziano, ciao bella gente, Roberta, Dolores, un caro saluto, c'è chi va al lavoro contento, ciao Rudy, andrò all'università della terza età. Questo è il commento. E io però non mi segno. Volete venire in famiglia con me? Buongiorno Rudy, buongiorno anche. Allora, perfetto, un caro saluto a tutti. Ci divertiamo un po'. Io credo vi siate divertiti questa mattina, è stato un bel risveglio. E spero... Lo vuoi il proverbio? Certo, assolutamente sì. Spero di farvi. Ciao, buongiorno anche a Milko. Spero domani di farvi il risveglio muscolare. Oggi abbiamo fatto un risveglio dei neuroni. Un risveglio dei neuroni, come abbiamo detto prima da parte di qualcuno, perché in effetti è stata molta la gente che ha partecipato e quindi attivamente rispetto al solito si scrive solo i saluti, va bene, da riproporre vediamo, intanto io vi saluto, domani spero di fare un altro risveglio, quello un po' appunto muscolare, mi sto organizzando per questo, se la mia consulente trainer mi dà l'ok, domani mattina facciamo il risveglio muscolare, Tafouris. La consulente trainer, Giuliano, Anna, buongiorno a tutti. Mi sono chiamata anch'io consulente. Esatto, tu sei la mia consulente quotidiana del sorriso. Io ti definirei la consulente quotidiana del sorriso. Grazie davvero, Sciura Ornella, di essere rimasta con noi, è stato piacevolissimo. Buongiorno. Hai bevuto il caffè stamattina? Non ancora, sono incasinato, una mattinata difficilissima. Grazie a tutti, ciao e un caro saluto. Mi fai dire il Ah sì, dai, vai. Lo facciamo indovinare perché non c'è tempo. Dai. Allora,
Ai fieu appena nassù, sì, già dopo 3D, dal dumà i vizi che tapudare mantenì. Ah, e tu l'hai fatto diretto, ok, perfetto. Vabbè. Sì, perché sennò giusto, 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 brava. Allora, troppo tempo, che io faccio perdere troppo tempo. Shura, sei stata meravigliosa, un caro saluto e una